Si controlla, ecco Marra, il segretario generale, dietro di lui Cascella, il consigliere per l'informazione. Buongiorno, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale il senatore professor Mario Monti, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 13 novembre, ha accettato di formare il nuovo governo. Il Presidente Monti verrà ora a leggere la lista dei ministri. Il giuramento dei componenti il nuovo governo avrà luogo oggi alle ore 17 al Palazzo del Quirinale nel Salone delle Feste. Grazie. E qui come da prassi il giuramento alle 5 di oggi pomeriggio. Vi dico subito che oggi pomeriggio trasmetteremo in diretta ovviamente il giuramento del nuovo governo. Vedremo molti nomi nuovi, vedremo molti volti nuovi. L'impero non c'è più tempo da perdere, ecco con la sua portavoce il neo presidente del Consiglio Mario Monti. Buongiorno, vi leggo la lista dei membri del governo. Presidente del Consiglio ed elenco dei Ministri. Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Economia e delle Finanze, senatore professor Mario Monti. Ministri senza portafoglio. Avvocato Enzo Moavero Milanesi. Dottor Piero Gnudi. Dottor Fabrizio Barca. Professor Piero Giarda. Professor Andrea Riccardi, ministri con portafoglio, affari esteri, ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, interno, dottoressa Anna Maria Cancellieri, giustizia, professor avvocato Paola Severino, difesa, ammiraglio Giampaolo Di Paola, sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, dottor Corrado Passera. Politiche agricole e forestali, dottor Mario Catania. Ambiente, dottor Corrado Clini. Lavoro e politiche sociali, con delega per le pari opportunità, professoressa Elsa Fornero. Salute, professor Renato Balduzzi. Istruzione, Università e Ricerca, professor Francesco Profumo. Beni e Attività Culturali, professor Lorenzo Ornaghi. Alla prima riunione del Consiglio dei Ministri proporrò la nomina del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, professor Antonio Catricalà, a Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri. Mi riservo altresì di proporre al Consiglio dei Ministri le seguenti deleghe per i ministri senza portafoglio. Affari europei, avvocato Enzo Moavero Milanesi. Turismo e sport, dottor Piero Gnudi. Coesione territoriale, dottor Fabrizio Barca. Rapporti con il Parlamento, professor Piero Giarda. Cooperazione internazionale e integrazione, professor Andrea Riccardi. Desidero farvi notare l'affidamento ad una sola persona del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, salvo la successiva designazione di viceministri, così come avverrà per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'affidamento ad una sola persona del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti corrisponde ad una logica che desidero molto sottolineare nell'attività di governo, che è quella di mettere più al centro le iniziative coordinate per la crescita economica, per lo sviluppo.
Mi permetto anche di fare presente che, come avrete notato, sono affidati a personalità femminili ministeri di grande rilievo, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega per le pari opportunità. Desidero ringraziare le forze politiche e le forze sociali per la collaborazione che ho avuto in occasione delle consultazioni che voi stessi avete seguito da un altro punto della città di Roma, Palazzo Giustiniani. Desidero rivolgere un cordiale saluto al Presidente del Consiglio uscente, onorevole dottor Silvio Berlusconi, con rispetto e attenzione per l'opera da lui compiuta. Infine, un particolare sentito ringraziamento al Capo dello Stato per l'onore che mi ha fatto chiamandomi a questo incarico e per il sostegno che da lui in ogni istante ho avuto. Grazie. Scusi. Graziani e Agenzia Italia, non ci sono ministri politici in questo governo. Pensa che l'esecutivo sia sufficientemente blindato per arrivare al 2013? Credo che la blindatura di un governo dipenda dalla sua capacità di agire incisivamente e di spiegare ai cittadini, e in primo luogo naturalmente al Parlamento, il significato e la portata della sua azione. Questa è la blindatura che cercherò con i miei ministri, e le forze politiche hanno manifestato una chiara preferenza, uscendo da una fase, spero che stiano uscendo da una fase di dialettica molto molto vivace tra di esse, per sostenere questo governo senza farne parte con loro esponenti. Sono arrivato alla conclusione nel corso delle consultazioni che la non presenza di personalità politiche nel governo agevolerà piuttosto che ostacolare un solido radicamento del governo nel Parlamento e nelle forze politiche, perché toglierà un motivo di imbarazzo, e d'altra parte la stessa nascita di un governo per tanti aspetti innovativo come tipologia riflette la grande convinzione nelle forze politiche che si tratti di un momento straordinario sia per le difficoltà dell'economia e della società italiane, sia per le difficoltà esasperate finora nei rapporti tra le forze politiche, e spero che governando bene e seriamente con il loro apporto io e il mio governo possiamo anche dare un contributo al rasserenamento e alla coesione tra le forze politiche. Dell'agenzia ANSA, rimetterete mano alla riforma delle pensioni? Avremo l'occasione di presentare il programma del governo alle due Camere, a cominciare domani dal Senato della Repubblica, e quella sarà l'occasione più appropriata per, anche da parte vostra, per prendere una prima visione sulle linee programmatiche del governo. Io le chiedo, Angela Bianchi, TG Parlamento, se ci sarà o meno la patrimoniale e in che modo. Ma se vuole lei può chiederlo. Presidente Lorenzo Totoro, Bloomberg News. Lei ha detto ieri l'altro che dai mercati, guarda i mercati osservandone l'impazienza temperata con razionalità, se cito esattamente, spero di sì. Che cosa si aspetta ora dai mercati? Comprenderanno la portata innovativa del nuovo governo? Si adegueranno di conseguenza? Questa è la speranza, e ovviamente abbiamo operato in tempi brevi
e con serietà di procedura e con molta attenzione alla qualità delle scelte, e ci sentiamo quindi sicuri di ciò che abbiamo fatto, e abbiamo anche ottenuto molti segnali di incoraggiamento dai nostri partners europei e in genere dal mondo internazionale. Tutto questo confido si tradurrà anche, peraltro in una fase che è complessivamente complicata dei mercati, in un rasserenamento di quella parte della difficoltà dei mercati specificamente concernente il nostro Paese. Posso chiedere? Scusi. Scusi? È stato interessante e abbastanza impegnativo arrivare a questa formazione del governo. Le assicuro che non prendo in considerazione a questo stadio passaggi in corsa, perché di corsa si tratterà. Grazie. No, posso chiedere un'ultima cosa? Due domande rapidissime. La ragione per cui questa mattina è andata così per le lunghe, la formazione della lista dei ministri, ce lo chiediamo tutti qua. E la seconda, se il ruolo di Corrado Passera in vicende infrastrutture di primo piano come trasporti, come Alitalia e NTV, non è stato considerato un parametro, diciamo, di inopportunità politica per nominare un ruolo in cui dovrà occuparsi di quegli stessi settori? Il tempo che è stato necessario per compilare la lista dei ministri è soprattutto stato un tempo per il convincimento mio e poi per la mia esposizione al Capo dello Stato, che le ha condivise, delle considerazioni circa una determinata struttura, per esempio in questo momento l'opportunità che la competenza sul Ministero dell'Economia e delle Finanze appartenga al Presidente del Consiglio dei Ministri, per esempio ciò che ho già messo in luce a proposito del rafforzamento del cuore dell'economia reale con una più attenta e coesa opera di politica economica in quel settore. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, il nuovo Ministro per lo sviluppo economico e per le infrastrutture e trasporti ha una lunga storia manageriale che include esperienze nel mondo industriale, dei servizi e da ultimo nel mondo bancario, e ho considerato la sua storia come una importante premessa e promessa di una sua attività proficua. Senza che vi siano nelle sue nuove funzioni possibili intralci legati alla sua attività passata. Grazie. Ecco, allora abbiamo